La storia del giornalismo ha apparentemente una storia eroica, che è una storia che viene rappresentata soprattutto, in genere si fa l'esempio dello scandalo Watergate, con il quale due grandi giornalisti riuscirono addirittura a far cadere l'uomo più potente del mondo, il presidente degli Stati Uniti Richard Nixon, e quindi una storia di contrapposizione al potere, una storia di quello che in inglese, in americano, si chiama watchdog del potere, cane da guardia del potere, una storia per la quale il giornalismo sarebbe la spina dorsale delle democrazie, contribuendo in maniera decisiva a far sì che le opinioni pubbliche possano formarsi un'opinione. Tutto questo è in parte vero, indubbiamente, ed è importante e non si può tralasciare, però c'è tutta un'altra parte della storia del giornalismo, che è quella di un giornalismo corrivo col potere stesso, e che è la storia stessa, secondo me, del giornalismo. È una storia che non è poi così bella, che non è poi così gloriosa. Se noi pensiamo che fin dalla fine del 400, dai primi del 500, prima di nascere quello che noi oggi chiamiamo diritto di stampa, nacque il privilegio di stampa, ovvero un solo soggetto nella Venezia dei Dogi, nella Roma dei Papi, e anche all'estero non era diverso rispetto a quella che ancora non era l'Italia, lo sarebbe stato solo qualche secolo dopo, un solo soggetto che evidentemente era davvero in sinergia, davvero alleato con il potere, aveva il diritto di stampare, mentre tutti gli altri soggetti non erano autorizzati, addirittura pena la morte in qualche caso, non potevano dare notizie scomode per il potere. Noi capiamo che il giornalismo in realtà non è nato dallo scontro, dalla critica, dal fare da cane da guardia, dall'indicare quelli che sono i difetti del potere, ma dal lavorare in funzione del potere, lavorare in sinergia con il potere, dall'essere completamente complice del potere. Noi tutto questo lo vediamo durante tutta la storia del giornalismo. Fin da epoca premoderna parlavamo di giornalismo in livrea, per esempio, cioè giornalismo dalla parte del potere. Tutto questo è interessante, però voglio parlare in questa sede di una cosa che sta succedendo da una trentina d'anni a questa parte, che è quello che chiamo giornalismo partecipativo. Ovvero che è quella parte di restituzione di voce che il giornalismo digitale, il giornalismo online, in particolare lo sviluppo di internet, sta dando a molti cittadini, contribuendo a moltiplicare le voci del giornalismo. Di che cosa sto parlando? Fin dalla fine degli anni 70, quando si svilupparono le prime cosiddette BBS, forse in pochi se le ricordano, che erano una specie di internet non in tempo reale, queste sono nate per far circolare informazione alternativa, informazione che i giornali tradizionali, i media tradizionali, i media mainstream, i media del flusso principale, del flusso di informazioni egemone, non facevano circolare. Sulle BBS si poteva far circolare informazione alternativa, un po' come si faceva circolare informazione di movimento, per esempio con il ciclostile, ma con una diffusione ben più limitata. Tutto questo è una sorta di imprinting che viene dato alla rete, che viene dato a internet già per gli anni successivi, anche quando la rete diventa un enorme successo commerciale, diventa la cosa che oggi ci serve per comprare i biglietti dei treni o ci serve per dialogare, forse ancora in maniera insufficiente, con l'amministrazione pubblica. Internet continuava ad essere un luogo dove far circolare informazione alternativa, dove far circolare informazione che i grandi media non facevano circolare, far circolare informazione che è scomoda per i potenti. Questo è abbastanza importante, abbastanza interessante a mio modo di vedere, perché mai nella storia di internet, che oramai non è una storia di breve periodo, una storia già di almeno di medio periodo,
noi sappiamo che la rete comincia a gestarsi addirittura alla fine degli anni 60 e dagli anni 80 in avanti possiamo parlare di internet in senso compiuto, anche se solamente dalla metà degli anni 90 che cominciano ad arrivare i grandi numeri, però la metà degli anni 90 sono oramai quasi 20 anni fa, non è poco, è una storia abbastanza lunga, abbiamo già moltissimi nativi digitali. Comunque l'informazione che si faceva in internet, l'informazione al di fuori dei circuiti dei giornali, il Corriere della Sera online, la Repubblica online sono più o meno la stessa cosa rispetto al Corriere della Sera cartaceo o alla Repubblica stampato, comunque si tratta di informazione che per indole, che per voglia di comunicare altre cose va a scontrarsi con quella che è l'informazione tradizionale. Tutto questo nel corso degli anni ha preso delle forme diverse. La forma più interessante è quella del blog, per esempio, dove una persona sola o poche persone, in maniera in genere non commerciale, ovvero senza avere come obiettivo quello di produrre profitto, che è una delle caratteristiche dell'informazione tradizionale, decidevano di misurarsi su un tema dato nel quale si consideravano esperte. Il gestore di un blog, anche io gestisco un blog, come moltissime persone, i blog in Italia sono centinaia di migliaia e nel mondo sono centinaia di milioni addirittura, il gestore di un blog pensa di aver qualcosa da dire rispetto a un tema dato che è un qualche cosa in più rispetto a quello che dicono i media tradizionali e quindi lo fa in maniera facile, a costo tendenzialmente vicino a zero, oltre a quello che è il suo impegno personale, ma quasi sempre in maniera conflittuale, non ancillare rispetto al mainstream, ovvero ha qualcosa da dire che i media tradizionali non dicono oppure ha qualcosa di critico rispetto a come i media tradizionali coprono un determinato tema. Tutto questo si è venuto sviluppando, c'è un'immagine che secondo me rappresenta bene la situazione attuale dei nostri media, che è quella della cometa e della coda della cometa. La individuò un signore che si chiama Anderson, e che fu l'inventore della prima grande rivista di tendenza che parlava di rete, una rivista californiana che si chiama tuttora Wired, oggi come oggi è anche un'edizione italiana non particolarmente riuscita a mio modo di vedere. Questo signore diceva: ah, i media tradizionali sono il nucleo della cometa. E con la cometa intendeva l'informazione. Tutte le stelle hanno un nucleo, tutte le stelle sono un nucleo, e quindi noi vediamo tutte le stelle in cielo e tutte quante sono allo stesso modo belle o ci possono anche rimanere indifferenti perché hanno questo nucleo, però solo pochissime stelle hanno la chioma, hanno la coda della cometa. Che cos'è la chioda, la chioma, la coda della cometa? È pulviscolo spaziale, sono dei frammenti infinitamente piccoli, infinitamente più piccoli rispetto al nucleo, ma tutti insieme compongono quella che possiamo chiamare una sorta di biodiversità dell'informazione. Un'informazione nella quale c'è sì il nucleo, che resta importante, altrimenti la chioma non sarebbe nell'orbita del nucleo, non andrebbe dietro il nucleo, ma c'è anche la chioma, che è quella che fa bella la cometa, è quello che fa interessante la cometa. E questa biodiversità informativa è la caratteristica dei nostri tempi dell'informazione. Anni fa i nostri genitori, i nostri nonni potevano comprare lo stesso giornale per tutta la vita, se erano militanti di un partito politico potevano comprare quel giornale, essere abbonati e pensare che quel singolo giornale contenesse tutta la verità e tutti quanti gli altri mentissero, se erano per esempio affezionati alle notizie locali potevano leggere solamente al bar magari la pagina della notizia locali e pensare che quel microcosmo maceratese o di un altro posto fosse tutto il mondo. Oggi come oggi questo non è più possibile, oggi come oggi noi siamo chiamati a fare uno sforzo enorme, anche difficile, anche pesante per informarci incrociando continuamente fonti diverse e queste fonti diverse sono a volte fonti tradizionali, a volte sono fonti partecipative, sono blog, sono altri tipi, video eccetera, sono contenuti prodotti dall'utente. In una interazione sempre più viva. Il posto principale di questa interazione negli ultimissimi anni sono i social network,
chi di noi è iscritto al social network dominante, almeno in questa fase storica, magari ci ritroveremo qui tra un paio d'anni a parlare di altre cose, ovvero Facebook, sa che la propria bacheca è la sequenza di una serie di informazioni offerte da persone nelle quali abbiamo fiducia, che sono nostri amici, più o meno conosciuti, più o meno cari, questo è meno importante. Quindi ci troviamo con un'alternativa informativa rispetto alla gerarchia delle notizie offerta dai giornali tradizionali. Se i giornali tradizionali stabiliscono che quella tal notizia è la notizia più importante, molto probabilmente nella nostra bacheca in Facebook ci sarà un'altra notizia che in quel momento è considerata più importante dalle persone con le quali interscambiamo informazioni. Questo rimescolamento del potere di stabilire perfino quale notizia è più importante e quale notizia è meno importante è un'altra delle caratteristiche dei nostri tempi, che fa sì che nonostante continuiamo a pensare, e abbastanza ragion veduta, che i media tradizionali siano il centro del sistema informativo, in questo momento siamo in un territorio diverso, nel quale ci sono altri spazi. Io utilizzo una metafora, e con questa voglio chiudere, che è quella di riforma agraria dell'informazione. I grandi giornali, le grandi televisioni sono una sorta di latifondo informativo. Pochi soggetti sono chiamati a avere il diritto di informare e moltissimi soggetti hanno solamente il diritto di ricevere informazione. Certe volte in Italia, per esempio, ci sono state grandi polemiche sul permettere o non permettere a Michele Santoro piuttosto che Bruno Vespa di avere il loro spazio, averlo vita natural durante. Mi sembra che sia un po' deviare il problema, perché sono sempre due, tre, quattro, cinque signori che vengono più o meno dallo stesso ambiente che si arrogano il diritto di avere quello stesso spazio. Se qualcuno glielo leva, siamo pronti a far crociate. Com'è possibile che Michele Santoro non abbia uno spazio in prima serata in Italia? Tutto questo mi sembra appunto fuorviante, ma mi sembra una parte rispetto al tutto. Il fatto che milioni di soggetti possono avere un loro microspazio, che non è evidentemente quello di chi ha una prima serata su un canale nazionale, ma è un loro spazio, è un proprio spazio per fare informazione, mi ricorda quello delle riforme agrarie, nelle quali dal latifondo pochi soggetti hanno il diritto e tutti gli altri non hanno alcun diritto, si passa a un territorio nel quale i latifondi in qualche modo restano, ma si fanno un po' più piccoli. Chi di noi continua ad avere gli stessi comportamenti televisivi serali che aveva 20 anni fa? Li stiamo trasformando, magari abbiamo la televisione aperta, però stiamo contemporaneamente in internet, guardiamo delle pagine, leggiamo contenuti, eccetera. E quindi tutto questo si sta trasformando. E ai latifondi informativi si stanno affiancando delle piccole parcelle. E sono delle piccole parcelle di democrazia comunicativa che internet ci sta offrendo. Questa è una grande rivoluzione, non siamo più all'inizio, stiamo già vedendo delle fasi, evidentemente siamo ancora in grande trasformazione, ma è un qualcosa che sta cambiando profondamente il nostro modo di avere e di ricevere informazione. Se tutto questo si tradurrà in maggior democrazia reale è ancora da vedere e comporterebbe parlarne a lungo, però sicuramente è uno spazio diverso. Il Corriere della Sera, La Repubblica, Il Giornale, Rai 2, Canale 5, eccetera, eccetera, non sono più tutta l'informazione, sono una parte. Il tutto è la cometa e in questo c'è anche il nostro blog e perfino la nostra pagina di Facebook o il nostro account di Twitter.